Buongiorno a tutti. Allora ragazzi, stamattina è già tardi, sono già le 10:10. Sto facendo lavatrice, sono andata a stendere sul solaio, sono andata a recuperare alcune cose. Ho recuperato anche un paio di cinguettine che oggi ci serve, perché sono andata a recuperare anche la candeggina che ci avevo giù in garage. Allora ho pensato oggi di utilizzare quella candeggina lì. Sapete che io ho detto non comprerò niente, cioè comprerò il dispensabile, però usiamo quello che abbiamo in casa. E oggi ne approfitto della candeggina e vi faccio vedere un modo per lavare le piastrelle. Intanto devo mettere a posto tutte queste cose qua. Adesso le piego, così mi tiro già un lavoro, ecco. E niente, mettiamo a posto tutto. Alcune cose non devo neanche stirare qua, perché sono alcune cose in qua, delle felpe, delle magliette, che avevo, perché io stendo su un solaio sulla goccia e mi aiuta tanto, perché guardate, questa maglietta qua l'avevo stesa sulla goccia, ma adesso mi basta. Questa maglietta qua l'ho usata da sotto, ecco, mi basta solo piegarla a modo e così non devo neanche stirarla, ecco. E altre magliette anche da sotto, cioè quelle che uso sotto maglioni, sotto le felpe, così quasi quasi non le stiro, poi guardo adesso quali sono le condizioni di quelle magliette lì, ecco, non le stiro perché stendendo sulla gruccia si stropicciano molto meno, ecco. E niente, andiamo a lavorare, va. Rimasto solo lenzuola, poi alcune cose che dovrò stirare e ci sono i tappetini, però vedete che ho pochissima roba da stirare, ecco. Cioè quelle lì non devo stirare, quelle lì microfibra, i tappeti, sono due o tre cose che dovrò stirare. Oggi piove, allora oggi non metto fuori le lenzuole, le lascio così con la finestra aperta e poi incomincio a dare l'aspirapolvere dappertutto. Non vi faccio vedere tutto perché sennò dopo il video diventa lunghissimo, però ho dato l'aspirapolvere dappertutto. Dopo prima di dare l'aspirapolvere anche qua in bagno, e sbatto un po' i tappetini, e anche se non sono sporchissimi, però li sbatto un po' della polvere e sbatto anche le lenzuola fuori dalla finestra. Poi dopo ho dato l'aspirapolvere anche qua in bagno. E poi mi cambio le ciabatte. Metto in ordine anche tutte le cose che erano vicino alla lavandina, ma come vedete ce l'ho un altro profumo che mi è stato regalato per Natale, e dopo tiro fuori il mio mio detersivo fatto un'altra volta, che l'avevo fatto con aceto citrico e l'avevo messo detersivo per i piatti e con un goccino d'acqua, e dopo vado a pulire tutto con quel detersivo lì, ecco.
Dopo asciugo tutto con un panno di microfibra. Comunque il detersivo va bene, ragazze, quasi quasi non lo ricompro più, nessun detersivo tipo Via Cale, ecco, quelle cose lì. Perché alla fine pulisci bene, pulisci come il detersivo che li compri, ecco. Allora evito di comprare, ecco. E poi con lo stesso detersivo pulisco anche la vasca, anche i rubinetti, e poi alla fine li asciugo, ecco. Poi oggi mi metto a pulire anche un box doccia, intanto metto via tutte le cose che erano dentro la doccia, le metto via e così riesco a pulire meglio tutto, sempre con lo stesso detersivo tra l'altro. Noi la doccia abbiamo da tantissimi anni, ecco, però qualche anno fa l'abbiamo cambiato il piatto della doccia. Cambiando piatto della doccia
abbiamo cambiato anche tre piastrelle che sono sotto, praticamente vicino al piatto, e infatti sono anche più gialle, non so se avete notato questa cosa qua. Ecco, e li sto ancora lavando, ecco, perché non so che pasta ci ha messo, però sono molto più scure, ecco, e si vede la differenza. E poi tra l'altro il muratore l'avevo messo anche un silicone trasparente, e come vedete è trasparente e diventa subito nero, e c'è poco da fare. Io la prossima volta, quando chiamerò un muratore in casa mia, non metterò mai un silicone, non farò mai mettere un silicone trasparente perché sembra sporco. Ecco, se avete un muratore che con il silicone trasparente, non fatelo mettere perché sembra sporchissimo tutto. Dopo aver asciugato tutto, qua il vetro della doccia pulisco con questo detersivo qua, che a me non piace. Non mi piace usare per i vetri, ecco. Però nella box doccia va benissimo, allora così lo finisco, ecco. E qua invece dove c'era quel pezzettino di plastica che si mette nella box doccia, si accumula sempre un po' di calcare, ecco. Ripulisco sempre con lo stesso detersivo tutto e poi asciugo. Poi, come avete visto, l'avevo dato anche un po' nella box doccia la candeggina, un po' a vedere se va via un po' di nero, anche se non è andato via, come dico io. E il silicone è diventato così, ecco, il silicone trasparente è diventato nero praticamente, non c'è poco da fare. E niente, dopo ho preso la candeggina e pulisco tutto, pulisco il bidet, pulisco anche il WC con un po' di acqua e la candeggina, così disinfetto tutto bene a modo. Thank you.
Poi vi faccio vedere questo insolito modo di pulire le piastrelle, ragazze. Allora, do la candeggina direttamente sui pavimenti, ho aperto anche la finestra. Se qualcuno dà fastidio può mettersi anche la mascherina, ecco. E niente, con la finestra aperta a me non mi dà fastidio, ecco. E ho preso anche la scopa e così ci do per bene dappertutto con la scopa e la candeggina. Perché con la scopa? Perché la scopa è più... ha le setole molto più morbide, ecco, e allora riesco a pulire molto meglio che pulire con il spazzatone, ecco. E dopo averlo fatto questo ho lasciato reagire un po', ecco. So che questo modo è un po' insolito, ma allora io tanti anni fa lavoravo in una caffetteria in un centro commerciale, ecco. Giustamente in una caffetteria, praticamente dietro il banco noi ce l'avevamo le piastrelle bianche, ragazze, e non sapevamo mai come pulire bene a modo, ecco. E con questo metodo qua noi pulivamo i pavimenti in 5 minuti, ecco, perché con il caffè e tutto quanto, immaginate voi come si sporcava tutto. E invece così in 2-2-4 pulivamo sempre velocemente, ecco, ed era pavimento sempre pulito. Qua è passato per voi un attimo, ma io sono andata anche a mangiare e ho lasciato i pavimenti per un'ora. E dopo vado a ripulire tutto con un goccino detersivo e vado a rilavare tutto più volte, ecco. Con pavimenti del genere io direi che si può anche mangiare dopo, però sto scherzando, ecco, però diventano pulitissime per un po' di tempo, non dovete preoccuparvi, ecco, perché si mantengono meglio. Invece dentro le camere ho lavato i pavimenti normalmente senza la candeggina, ecco. Poi mentre stavo lavando i pavimenti in cucina ho pensato a fare la stessa cosa anche in cucina. E niente, ho incominciato a pulire, poi dopo ho detto ripasso anche qua con la candeggina, ecco. E così anche qua ho rilavato ugualmente come ho fatto anche in bagno, ecco. Comunque dopo siamo usciti e ho pulito tutta la casa, dopo il pomeriggio noi siamo usciti. Quando sono tornata a casa sentivo proprio l'odore di pulito, ecco, si sentiva proprio l'odore di bel pulito, ecco. E niente, se vi dà fastidio giustamente candeggina non fatelo, però si pulisce benissimo. Ed ecco perché mi sono cambiata le ciabatte, ragazzi, perché mi dispiaceva rovinarle.
Ecco, se fate una cosa del genere, giustamente mettetevi i pantaloni bianchi, ecco. Pantaloni bianchi sarebbero perfetti, ma io mi sono messo un paio di pantaloni vecchi, anche se li macchio con la candeggina, non mi interessa niente perché sono già un pochettino macchiati, ecco. E niente. E dopo l'aver fatto le pulizie siamo usciti perché aveva smesso anche di piovere. E vi lascio qualche immagine alla fine del video. E niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, spero davvero ve l'ho fatto la compagnia. E vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Tantissimi messaggi vostri sono veramente belli. Grazie mille e niente ragazze, e con questo io vi saluto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti! Ker camgaianese, scusè dal ciate, passiamo per Carnevel e noi tra spiege scherzere. Avauguramo una buona continuazione d'anno. E cacalo un po' il bulati da pagare. L'Italia le toti in bulata. E venga solo quella di mudanda.